superpotere, per cui parti già con un superpotere, e quindi di solito è un film incentrato su enormi problemi. Di fatto ci sono sempre più cattivi, in Batman 2 c'è il pinguino, Batman 2 di quello di Nolan ci sono due facce, Joker, in Spider-Man 2 ce ne sono c'è Octopus e Green Goblin che ritorna nelle vesti di James Franco, perché in qualche modo hai bisogno di... l'aspettativa a quel punto è molto alta, l'eroe è consolidato e quindi lo spettacolo richiede molta azione. Questo fa sì che normalmente i secondi capitoli sono anche più ricchi dei primi, sono più dispendiosi, molto pieni di scene di combattimento e iper spettacolari. E questo noi sapevamo che non poteva essere una direzione che ci era consentito di prendere. Per cui abbiamo lottato molto, stiamo ancora lottando per trovare la quadratura del cerchio, perché è stato complicato. Che noi da una parte vogliamo generare, cioè nello spettatore la soddisfazione di vedere un lato quel fatto lì, che è un film di supereroi che siamo capito, dall'altra non volevamo scimmiottare con molti meno soldi quel tipo di spettacolo, volevamo trovare anche nel secondo capitolo una chiave personale europea, italiana per farlo. E in più c'era un altro aspetto che era molto interessante, il fatto che il protagonista, essendo un ragazzino nel primo film, era appena approdato alla preadolescenza, mentre qui era un adolescente in pieno, perché ha 16 anni. Il fatto che a 16 anni cambia completamente l'orizzonte dei toni del film, perché non è più quella creatura sessuata, innocente che si affaccia al mondo, è qualcuno che tende a essere molto più ribelle, tende a essere più frustrato perché le aspettative non sono confermate dalla sua realtà quotidiana. E quindi c'è un'energia molto più aggressiva, diciamo, è un malessere molto più a fior di pelle. Quindi tutte queste riflessioni ci hanno spinto a cercare di mantenere, di trovare un film leggermente più adulto e al tempo stesso non perdere quella sorta di innocenza che abbiamo faticosamente cercato e calibrato noi prima in scrittura e poi Gabriele ha scritto così bene facendo il film. E quindi è un film che poi, sì, un terzo problema, ci siamo creati noi i problemi, nel senso promettendo delle cose nel finale del primo film, quindi ci sono delle aspettative legate a membri della famiglia di Michele, che in qualche modo, del quale conosciamo l'esistenza dell'ultimissima scena del teorico di coda. Quindi era inevitabile, per non sconfessare il patto con lo spettatore di cui parlavamo prima, che quelle figure arrivassero e avessero un ruolo importante. Di fatto si tratta, questo possiamo dirlo, di un ragazzo alle prese con più di una famiglia. Allora, scusa, brevissimamente, no? Ma questa cosa di più di una famiglia è interessante, perché abbiamo fatto una specie di, in collaborazione con Agi Scuola, una specie di concorso, anche lì un contest tra la rete e la retta, coinvolgendo le scuole medie e le medie superiori anche di tutta Italia. E anche le elementari, bravo, hai ragione, che infatti c'erano tre categorie. Grazie. E chiedendo ai ragazzi, che erano ovviamente facendoci vedere il film, chiedendo di immaginare il seguito. Allora, in tutte le gruppi di età, è incredibile questo, perché me lo posso aspettare, certo, più nelle elementari, ma anche la richiesta principale era la famiglia, cioè se non rimettersi alla famiglia, la famiglia, cioè l'incontro con le parti di te che si sono sparse nel mondo. Questo la dice lunga sul momento che stiamo vivendo, perché il desiderio di riconoscersi, ma soprattutto di sapere chi siamo, l'avevano già detto i greci, no? Cerca te stesso, però è veramente molto, molto attuale. E quindi il lavoro più grosso che stanno facendo loro, e secondo me c'è tutta una prima parte che è già praticamente quasi perfetta, potrei girarla domani, se non lavorare un po'
sulla sento di più dire, anzi quella scena mi interessa. Il facciamo adesso sulla seconda parte è tutto più difficile per i motivi che diceva Stefano, perché ci sono delle regole del genere, cioè un showdown che in qualche modo deve arrivare, però bisogna stare attenti di non perdere proprio invece questo che ci dico, scusa. No, ci mancherebbe. Ma se quando si parla delle cose che ti piacciono. Eh beh, certo.